sbagliando, dove eventualmente possiamo migliorarci, cioè che noi stiamo tentando di dare il massimo. Io spero che sia visibile, cioè 6 kg in 3 mesi come capogruppo. Vi giuro che da parte nostra l'impegno è totale, però ci rendiamo conto che finiamo per essere un po' schizofrenici, un po' come, cioè, dove è la X? Quando sempre X Factor. No, siamo nel Truman Show, come gli abbiamo detto a Letta. E vabbè, voi la seguite la politica, quindi vi siete resi conto perfettamente che il nostro ruolo all'interno delle istituzioni è ostacolato in tutte le maniere, ma per un semplice motivo: diciamo la verità, diciamo quello che non va bene, il sistema è completamente marcio. Quello che speravamo di fare in realtà è difficilissimo, perché anche le buone proposte le vediamo prima ostacolate, poi rifiutate, poi ripresentate con lo stesso titolo ma ovviamente con una sostanza completamente differente. Quindi oggi Letta riparla del finanziamento pubblico ai partiti, che lo vuole abolire, sappiamo che è una gran bugia, fino al 2018 non cambia niente, però oggettivamente il movimento oggi siamo tanti, sono contenta, Roma ci ha avuto sempre molte difficoltà a riunirsi in un solo corpo. Noi stessi parlamentari veniamo tutti da un po' da situazioni differenti e poi ci siamo ritrovati tutti là dentro insieme. Insieme ci siamo accorti di quanto è importante essere un movimento unito, fuori più che dentro, perché quello che voi sperate che noi riusciamo a fare, se voi per primi non vi impegnate a renderlo concreto sul territorio, là dentro gli spazi di manovra sono veramente minimi. Io vedo un ottimo lavoro da parte dei municipi, del comune, della regione, anche nostro, ma siamo tutti a sé stanti, non riusciamo a trovare la maniera per legarci insieme, e la rete in realtà poi siete voi. Quindi a me arrivano ogni tanto dei feedback, fermo restando che continuando a lavorare, specialmente all'interno del Senato e della Camera con decreti legge, siamo sempre fuori con i tempi, nel senso che mentre voi ci date delle proposte ottime da portare avanti, noi ci troviamo a dover arginare delle oscenità che ci arrivano da dentro. Quindi se riusciamo insieme oggi a dare una linea guida per la quale voi riuscite a comunicare maggiormente con noi e noi riusciamo ad essere più significativi nella risposta di quelle che sono le istanze dei cittadini, anche se gli strumenti che ci hanno messo a disposizione, non prendiamoci in giro, sono inutili, è inutile che noi facciamo un'interrogazione, è inutile che noi facciamo una mozione, e almeno questa è la sensazione che io vivo. Io ne ho fatte centinaia di interrogazioni, non mi hanno risposta una, quando mi rispondono mi dicono proprio vabbè, c'hai ragione, però non è questo il momento. Adesso è il momento della legge elettorale e le nostre grandi vittorie, guarda, il 138, sono completamente state cancellate dall'opinione pubblica. Cioè, ragazzi, noi abbiamo ottenuto una vittoria incredibile. Questi sono partiti che volevano smontare la Costituzione, noi gliela abbiamo rimessa lì, puntuali come sempre. Questo stiamo facendo su ogni cosa, però è difficoltoso. Quindi oggi io mi metto seduto e vi ascolto. Chiunque di voi ha una buona idea, una maniera per aiutarci, ben venga, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Federica. Grazie.